Estimo Presidente, estimo signor Sindaco, estimi signori consiglieri. Il Movimento 5 Stelle, non è un partito, ma è una lista civica cittadina. Costituita e certificata secondo semplici regole. L'espressione di un movimento politico nazionale e cittadini non iscritti a nessun partito. Vogliono occuparsi della politica in prima persona, in maniera democratica e autonoma. Noi non ci schieriamo con nessuno dei partiti attuali, né a destra né a sinistra, quindi siamo seduti prima per noi. E non riconosciamo la partitocrazia come strumento migliore per la gestione della cosa pubblica. A tal proposito voglio citare la dichiarazione del sindaco, Vesigno, che solo qualche giorno fa abbiamo potuto leggere sulla stampa locale. I partiti devono smettere di comportarsi come una casta che ha perso la capacità di dare soluzioni e risposte ai cittadini. Ecco, signor sindaco, i partiti devono smettere, ma ancora non l'hanno fatto. Anzi, continuano a comportarsi così. E noi reputiamo da tempo che la strada giusta semplice è quella da lei ricordata, cioè la nostra. Non vogliamo soffermarci sul fatto che spesso gli unici interessi in gioco sono quelli delle correnti e delle coalizioni politiche, ma vogliamo porre l'attenzione sul fatto che troppo spesso questi interessi non coincidono con gli interessi della città. La città ha bisogno di essere amministrata e rinnovata. Noi vogliamo andare oltre queste polemiche. Quello che vogliamo dimenticare è l'uso delle parole minoranza e maggioranza, legato ormai a una cultura partitica da noi vecchia e obsoleta. Quello che vorremmo proporre è l'uso di parole come favorevole e contrario, democraticamente. Sappiamo bene, nel rispetto assoluto della democrazia, che oggi ciò non è possibile, ma sappiamo anche che tra molti dei consiglieri qui presenti c'è il desiderio di una politica amministrativa vera e non di una politica vuota, continuamente tarpata da interessi e intrecci di potere ai quali sono costretti a sottostare. Il Movimento persegue come obiettivo la realizzazione di quelle che considera idee buone e costruttive, etiche, ecologiche e di democrazia partecipata, per congiunto dalle ideologie che, a dire il vero, ormai sono anche scarsamente rappresentate dalla attuale classe dirigente. Quello che rappresenterò qui come portavoce della lista civica, appunto 5 Stelle, saranno la voce e le esigenze dei cittadini, da qualunque parte esse provengano, e nel rispetto dei principi del Movimento, delle nostre 5 Stelle, della democrazia e della legalità. Ci preme ricordare a tutti i presenti che è nel nostro spirito valutare tutte le idee e le proposte senza alcun pregiudizio e ci auguriamo che questo sia lo spirito della maggioranza e dei consiglieri più presenti. Quello che faremo sarà di informare in primo luogo i cittadini di tutto quello che avviene in Consiglio Comunale e nelle commissioni, chiedendo e garantendo la massima trasparenza. I problemi sono di tutti e le soluzioni devono essere di tutti e per tutti. In secondo luogo, cercheremo di attivare il maggior numero di strumenti che favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosiddetta macchina comunale. Lo stesso statuto cita: il Consiglio e la Giunta Comunale possono disporre di forme di consultazione diretta dei cittadini diverse dai referendum per acquisire elementi di valutazione su atti, interventi o servizi di competenza del Comune. Ad esempio, uno su tutti l'uso di Internet a tale scopo potrebbe essere veramente proficuo ed economicamente possibile. La rete, che comprende anche il significato di fare rete, aiuta la condivisione dei problemi con l'obiettivo principale di trovare la loro soluzione e di diffonderla. In ultimo, vorremmo rifarci un desiderio espresso anche dal signor Sindaco, del sorriso, in merito alla legislazione delle commissioni e sulla formazione di una nuova commissione permanente sulla sanità, aperta anche all'esterno. Proporremo quindi, come già avviene in altri comuni, di prendere in considerazione la costituzione di alcune commissioni più efficaci, dando la possibilità ai cittadini competenti ed esigibili di farne parte attivamente, quando designati dal gruppo consigliare per lui. Concludendo, noi vorremmo che la vecchia classe politica si facesse da parte, restando alcune delle teorie a sostenere la nuova, fatta dai cittadini, ma vi aiuteremo e saremo propositivi su tutto quello che secondo noi di buono produrrà questa consigliatura, vigilando sul suo operato. Noi non siamo qui per insegnare la politica, ma per farne una nuova, perseguendo il bene comune supportato dalle buone idee. Proprio per questo tutte le attività che la nostra lista civica affronterà
saranno da me giudicate, senza considerare valida o in relazione alla sola provenienza politica. Non siamo qui però per ricomplicare il territorio o per giocare alla finanza, perché per noi la politica non è un gioco. Noi siamo qui perché siamo convinti che la politica sia un servizio civico e un servizio civile. Grazie della